Luisa Martucci, facciamole un applauso. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie a tutti per essere venuti. Bene, quindi lascerei a lei la parola, però vorrei che qualcuno, in particolare l'amica Lalla, dicesse qualcosa in merito alla persona. Buongiorno. Più gente c'è, più è stretto il locale. Allora, la nostra scrittrice ve l'hanno già presentata. A me hanno dato un elenco di un sacco di libri, corredato però dai relativi editori, che direi che ai nostri amici non interessa. Io vorrei invece farle qualche domanda. Intanto, prima di tutto, leggiamo quali sono i titoli e poi le dico perché faccio queste domande. Sì. Allora, Il gioco della pazienza, Il killer delle rane, Buon tempo ai suoi figli, Giallo in corsia, Movie Maker, Sequestro di persona a Torino, Rosatea, Psicovirus, Lilia Coratto e le Brigate Rosse, poi c'è ancora Miss and Abaim. Miserabim. Non sapevo se leggerlo all'inglese o all'italiano. È francese. E Blue Note, allora è francese, ok. E vedo che lei è nata e cresciuta e vive ancora a Torino. E il primo libro è del 2014. Sì. Che cos'è che le ha fatto venire l'idea di scrivere gialli? Ma veramente io ho sempre scritto. Già da ragazzina mi piaceva scrivere. E ho continuato, però saltuariamente, a causa del lavoro soprattutto. Ma bisogna anche dire che ai tempi in cui ero giovane era difficile contattare gli editori, perché i grossi editori non rispondevano mai, si conoscevano solo quelli, i piccoli editori o non si conoscevano o comunque non era possibile sapere dove fossero, per cui ho sempre mandato così a caso qualche libro, ma senza conseguenze. Quando poi sono andata in pensione, siccome volevo fare un altro lavoro, mi sentivo ancora giovane per ritirarmi del tutto, ho pensato di riprendere la mia passione dello scrivere e perciò, essendo incominciata l'ora, diciamo, di internet, ho potuto anche contattare tanti editori, avere delle risposte e finalmente poter cominciare a pubblicare. Ma quello che intendevo, come mai il giallo? Ma il giallo è sempre stata una mia passione. Ho sempre letto moltissimo, di tutti i generi, però i gialli sono sempre stata la mia passione e quindi mi sono dedicata soprattutto a quello, ma non solo, perché ho scritto anche romanzi di altri generi. E l'ispirazione da che cosa? L'evento giallo, cioè il mistero, l'ispirazione da dove la trae? Ma un po' da tutti, da altri gialli che leggo, che magari mi ispirano qualcosa, mi danno uno spunto, oppure casi di cronaca, ma più raramente, oppure semplicemente così mi viene in mente una cosa e do seguito. Volevo ancora leggere una bellissima recensione che è stata scritta dallo scrittore Federico Di Somma, che tra l'altro è anche un favoloso omeopata, sì. Lo so perché seguo questa disciplina, e lui ha scritto di questa nostra amica: riesce a tenere vivace la narrazione fino alla fine, i colpi di scena si avvicendano continuamente disorientando abilmente il lettore. Anche nell'ultima scena, quando tutto sarebbe concluso, dà un ennesimo colpo di coda, dimostrando piena padronanza del mezzo creativo. Io saluterei la nostra amica con un applauso e aspettiamo che si racconti. Grazie. Io vorrei anche presentare la mia amica Marina Milanasso, che collabora a questa presentazione ed è un'attrice, diciamo,
non professionista della TEDAK, però molto esperta, perché recita da parecchi anni e quindi mi aiuterà nella lettura di alcuni brani. Come prima cosa vorrei presentarvi, siccome sono 5 libri, ho preparato un book trailer per ognuno di essi, in modo da darvi anche una immagine visiva del contenuto, e poi ne parleremo. Incominciamo con Buontempo e i suoi figli, che è il primo libro della serie del commissario Peirani che ho pubblicato con l'editore Bookfast. Ci vorrà un po', perché purtroppo questo software è un po' lento. È il primo libro, però non è il primo libro che hai scritto. No, ne ho scritti altri prima. Il primo libro che hai scritto è stato? È stato Sequestro di persona a Torino, che poi ho ripubblicato quando è scaduto il contratto con l'editore, come Lilia Corato e le Brigate Rosse. E nel frattempo sì, questa è una presentazione così di qualche immagine che riguarda Buontempo e i suoi figli, tanto per farvi entrare un po' nell'atmosfera. Buontempo è il classico padre padrone, infatti mi sono ispirata alla leggenda di Crono che mangia i suoi figli, perché lui divora i suoi figli in senso metaforico, perché li comanda e li costringe a vivere come vuole lui e non come vogliono loro. Intanto, quanti sono i figli di Buontempo? Sono 5, come erano i figli di Crono. Il delitto avviene la notte di Capodanno. Il delitto avviene la notte di Capodanno, mi sentite? Sì. Combinazione, il commissario Peirani, che seguirà il caso, vive proprio nella palazzina di fronte alla villa di Buontempo, che è un faccendiere che nella sua vita ha fatto molti traffici abbastanza loschi. Per cui il commissario Peirani incomincia a dubitare della teoria della polizia che si tratti di una rapina, perché è tutto inscenato come una rapina, però lui ne dubita e incomincia a indagare altrove, e quindi indaga sulla famiglia, perché è a conoscenza anche tramite la moglie che abita la Crocetta, e quindi conosce la storia di Buontempo, che tutti i figli erano molto, diciamo, non dico perseguitati, ma comunque pressati dal padre per seguire la sua volontà, per cui potrebbero avercela con lui. Però non si trova nessuna prova, perché tutti i figli erano alla festa di Capodanno a casa di una delle sorelle, di una sorella, di una delle figlie. Quindi viene avvalorata sempre più la teoria della rapina. Però Peirani continua a indagare, lui è uno molto ostinato, che quando si mette una cosa in testa non vuole mai mollare. E leggiamo qualche pagina, se... Sì, sì, possiamo leggere, però volevo chiederti, sì. Questi figli hanno delle personalità molto differenti, no? Sì, hanno personalità ed esigenze diverse. Il primo di loro, che è Ludovico, no, è Aristide, perché io mi dimentico i nomi, ha delle velleità artistiche, vorrebbe fare l'attore, infatti
recita come fa la mia amica in una compagnia amatoriale, però vorrebbe fare l'attore seriamente, siccome sono ricchi di famiglia vorrebbe addirittura aprire un teatro, però il padre, siccome è come il primogenito, lo costringe a seguire le sue orme, a fare il contabile nella sua ditta, e lui detesta questo lavoro. Poi c'è la seconda figlia, che è Lavinia. Lavinia viene sacrificata, diciamo, agli interessi del padre, perché ha un avvocato che si chiama Beccaria, che è molto faccendiere, per cui lo aiuta, l'ha sempre aiutato nei suoi traffici poco puliti, e lui, per ripagarlo della sua fedeltà, costringe la figlia Lavinia, naturalmente minacciandola di diseredarla e cose del genere, a sposarlo giovanissima. Per cui lei è in questo matrimonio infelice ed ha come amante il suo, diciamo, ragazzo dei tempi del liceo. Poi il terzo, che si chiama, fatemi leggere perché io me lo dimentico, come si chiama? Il terzo? Vabbè. Il terzo è gay, e quindi il padre non lo accetta come gay, per cui gli dice o cambi o te ne vai. E in questo caso lui sceglie di andarsene e fa il commesso in un negozio di scarpe in via Garibaldi. E poi c'è l'ultima, che aveva l'ambizione di diventare dottoressa, però siccome la madre è costretta su una poltrona a rotelle, il padre la costringe a fare da infermiera, per cui anche lei deve rinunciare ai suoi sogni, insomma. Questi sono i cinque figli. Questi sono i cinque figli. La moglie invece? E la moglie Adele vorrebbe, non può ribellarsi al marito perché ha avuto un grave incidente d'auto, ovvero veramente è stata investita da un'auto e quindi è su una sedia a rotelle, per cui non può gestire nulla, dipende dal marito. Leggiamo un pezzo di quando Peirani, da qua parto, dove questo? Sì. Ok. Peirani non gli era stato presentato come commissario e si sentiva un po' a disagio per quel profluvio di confidenze divulgate così a ruota libera. Ma visto che si presentava l'occasione, perché rinunciarvi? Quindi, se ho capito bene, disse versandogli l'ennesimo bicchiere di dolcetto, se ho capito bene, tuo padre ti ha costretto a rinunciare alla tua vocazione artistica per entrare nella sua società finanziaria. Mio padre è sempre stato un tiranno, esclamò Egisto sollevando un braccio con enfasi come per brindare. Del potere si abusa facilmente quando non si è congiunto alla pietà. E cito William Shakespeare, come sapete. Mio padre ha sempre abusato del suo potere, il potere disgustoso dei soldi, e io gli ho ceduto. Ma ora basta. Combatterò, procomberò sol io. Dammi, o cielo, che sia fuoco agli italici petti del sangue mio. Dove sono i tuoi figli? Odo su andarmi e carri di voce, di timballi. Chi vuole il dolce? Quindi, chi si occuperà della finanziaria se tu non vorrai più occupartene? Egisto fissò Daniele con lo sguardo vacuo di chi ha già varcato la soglia tra il pensiero logico e il caos della mente perturbata dall'alcol, e rispose: boh, chi se ne occuperà? Chi se ne frega? Poi però, dopo aver consultato senza riuscire a focalizzare le righe il menù del dessert, aggiunse: forse Giovanni, lui è un genio della finanza. E quindi questo è il modo, questo per dirvi qual è il modo di
di descrivere anche di Luisa. Di... Vuoi che legga? Sì, leggiamo l'altro. L'altro? Questo è su Adele? Sì. Adele è la moglie. Adele è la moglie di una sedia a rotelle. La signora si mise di bere il tè e posò la tazza sul tavolino accanto a sé. Ma il tintinnio della tazza sul piattino rivelò che la mano tremava. Aristide non mi informava mai dei suoi progetti, ma la cosa non mi stupisce affatto. Mio marito non amava i suoi figli. Perché è venuto a dirmelo, commissario? Già, perché? La verità che sperava di cogliere una reazione, di scoprire un indizio che indebolisse l'alibi del buon tempo, ma questo non lo poteva dire. Non stava interrogando la vedova di buon tempo, ma soltanto facendole un po' di compagnia. Grazie del caffè, signora. Non vorrei abusare del suo tempo. Mi faccia piacere, commissario. È sempre una persona indaffarata. Rimanga pure, facciamo quattro chiacchiere. La risata che accompagnò le sue parole rischiarò il viso di Adele e la ringiovanì, tanto che Daniele riuscì a intravedere nelle fattezze sciupate l'ombra di un'antica bellezza. Nella risata però non c'era vera allegria, ma un'amarezza radicata, di cui rivelò il motivo nelle parole che seguirono. Quello che mi indusse su questa sedia a rotelle non fu un incidente, disse Adele con tono deciso. Mio marito mi investì apposta con l'auto, tentò di uccidermi. Ora posso dirlo finalmente. Ecco, l'ho detto, mi sento meglio. Pirani cerca sempre di avere le informazioni conoscendo direttamente le persone, cercando di farle parlare, di entrare diciamo un po' in confidenza con loro per saperne di più, insomma, e anche riuscire eventualmente a scoprire il movente soprattutto. Questo è proprio un libro dove si va dentro, si va a studiare, perché le caratteristiche dei libri di Luisa in realtà sono anche differenti uno dall'altro. Questo è un libro che entra all'interno dell'animo, no? Delle persone. Questo è particolare. Sì, perché ogni figlio diciamo è studiato intimamente. E sono studiati intimamente anche i personaggi che li circondano. Diciamo un ultimo pezzo. Sì. Dove inizio? Dove ti fa piacere? Vedi tu, mi fido di te. Non lo so perché. L'ho improvviso un pochettino. Sì, si improvvisa. Vengono meglio le cose improvvisate che quelle preparate. Anche Lavinia ed Erminio Dotti stavano trascorrendo insieme quella sera di domenica nel piccolo appartamento di lui in Corso Moncalieri, accanto al vivaio. Davanti a un piatto di spaghetti e un bicchiere di vino, avevano parlato del più e del meno, senza affrontare argomenti delicati, commentando il film visto nel pomeriggio, un vestito che lei aveva provato ma non l'aveva convinta. Poi inevitabilmente avevano affrontato temi più sensibili, per esempio la cena in famiglia di venerdì scorso. Erminio si limitò dapprima a osservazioni neutrali, fece commenti encomiastici sulla villa, sull'arredamento, sui familiari di Lavinia, ma poi man mano che la bottiglia di dolcetto si svuotava non riuscì a fare a meno di tornare sul problema che gli stava più a cuore, quello dell'eredità. Tuo marito ha parlato con la polizia per vendicarsi di te quando gli ha detto che volevi divorziare. Forse era il caso di aspettare un po'. Lavinia fissò i resti di sugo al pomodoro in fondo al piatto e si sforzò di non provare fastidio nei confronti dell'uomo che aveva progettato di sposare, anche se ultimamente aveva cambiato idea.
Ora che non abitava più con il marito detestato, ora che a Villa Voltempo godeva di tutte le libertà e di tutti gli agi senza essere costretta a sopportare la presenza e i modi dispotici e villani di Gianmario, Erminio aveva perso gran parte del suo fascino e si chiedeva se fosse sarebbe stata la solitudine, l'infelicità della sua vita precedente a renderglielo così desiderabile, a pennellare di colori vivaci il colore del suo aspetto, a nasconderle la grettezza del suo carattere. O forse adesso che era libera lo giudicava con occhi troppo severi. Si impose di essere indulgente e gli sorrise. Tu spesso nei tuoi libri parli di cibo e sì, di, sì, sì. Di cibo, di ristoranti, di cose di questo genere. Sì, vero? Perché sì, la cucina è anche una mia passione, ahimè, la linea. Però sì, mi piace mangiare, mi piace cucinare anche. E quindi ogni tanto nei miei libri salta fuori uno spunto culinario. Le indagini vanno poi avanti, sì, però non è che in un giallo si possa raccontare la trama, perché sennò poi si perde il gusto. Passiamo allora al killer delle rane. Questo è il primo. Questo era Voltempo e i suoi figli. Questo è il killer delle rane, è la seconda avventura del commissario Peirani. Ecco, questo secondo giallo della serie Peirani si svolge a Noli, dove io ho un alloggetto e quindi è un luogo che amo molto e lo conosco anche a fondo perché ci passo tutte le estati. Qui il commissario è in vacanza perché lui è di Torino e si trova a Noli perché ha affittato una villetta per sé e per sua moglie che è incinta e con il suo, diciamo, superiore, il vicequestore Tartamella, che ha una moglie e due figli. Quindi hanno affittato questa villetta sulle colline di Noli, abitano lì e improvvisamente si scatena questo serial killer. All'inizio si tratta solo di un omicidio, di un ragazzo che viene trovato, leggeremo poi l'incipit, perché secondo me è abbastanza bello. Diciamo che è anche un po' è più cruento, è questo. Un po' più cruento, però insomma ti mette subito in media stress, subito. Come si dice, no? E quindi indagano i carabinieri, ovviamente, perché a Noli c'è una stazione dei carabinieri, quindi vengono coinvolti prima i carabinieri. Poi, trattandosi di un secondo omicidio di un altro ragazzo e un terzo ancora, quindi interviene il capitano di Savona, viene anche chiamata una profiler specializzata in serial killer e quindi italiana, stranamente, perché di solito i serial killer
vengono più studiati in America, però questa si è specializzata in serial killer, viene chiamata per dare una mano ai carabinieri, però anche il commissario Peirani vuole dare una mano perché i suoi, cioè sua moglie e anche i figli del suo amico sono lì, e quindi lui si preoccupa personalmente di quello che potrebbe capitare. Non sono sicuri che vengano colpiti soltanto ragazzi adolescenti, ma potrebbero venire colpiti anche bambini, quindi si preoccupa e comincia a sua volta a indagare. Non molto ben visto dal capitano, perché ovviamente si sente un po' in concorrenza, soprattutto perché gli piace molto questa profiler, che è un tipo mediterraneo, molto seducente, molto abbastanza appariscente, e quindi comincia a farle la corte. Però lei non è d'accordo, preferisce invece Peirani, perché ne apprezza, a parte il fisico, ne apprezza il modo di fare da gentiluomo, perché Peirani, pur essendo abbastanza giovane, è ancora un gentiluomo della vecchia scuola, molto fedele a sua moglie, cavaliere con le donne, integro, insomma onesto, e vuole andare a fondo, non cerca mai scorciatoie, ma vuole andare sempre a fondo di tutte le sue indagini per capire qual è il vero colpevole, a costo di mettersi contro il suo superiore Tartamella, il vicequestore, che invece a volte vorrebbe prendere le scorciatoie per soddisfare i suoi superiori. E qui c'è questa gara, diciamo, tra il carabiniere e il commissario, che incomincia in termini di pura professionalità, per spostarsi poi anche sulla questione privata della ragazza, della profiler Esposito, che insomma viene presa di mira soprattutto dal carabiniere. Intanto questa storia continua a dipanarsi, ci sono altri morti. Dopo le morti dei ragazzi si sospetta di un ragazzo che lavora come pastore sulle colline di Noli e ha un passato un po' dubbio, cioè si pensa che sia leggermente disturbato mentalmente, per cui calza alla persona, diciamo, del serial killer. Si trovano anche degli indizi a suo carico, viene arrestato e messo in prigione. Però Peirani, contrariamente ai carabinieri, è molto dubbioso su questo sospetto. E quando il ragazzo, che ha dei vuoti di memoria, non riesce a ricordare, a volte perde la nozione del tempo e del luogo, e quindi non riesce a difendersi perché non sa neanche lui bene che cosa ha fatto, viene messo in prigione e tenta di suicidarsi, perché viene preso di mira anche dagli altri compagni di prigionia, per cui come appunto serial killer di bambini viene parecchio preso di mira e maltrattato. E in quel caso Peirani si mette d'accordo con la profiler per proseguire le indagini nonostante i carabinieri siano molto convinti del sospetto. E lì incontrano anche tanti altri personaggi, altri infatti nel libro compaiono, vengono descritte altre persone interessanti. Sì, interessanti. Cominciamo a leggere qualche pezzo. Va bene. Accendiamo questo genio fantastico. Prendiamo. Allora, l'inizio, anche perché all'inizio si capisce perché il killer delle rane, perché si chiama il killer delle rane. Non so se lo dice subito, ma sì.
Allora, la zona collinare che sovrasta uno dei tratti di costa più belli della Liguria, da Finale Ligure a Spotorno, vanta sentieri panoramici, pittoreschi, borghi antichi, caverne preistoriche, antiche ponti e strade romane e rustiche trattorie a prezzi ragionevoli. È una zona ideale per passeggiare a piedi durante le mezze stagioni, quando gli alberi si coprono di fiori o di foglie di colori vivaci e si gode di un clima temperato. Nel silenzio della sera, su quelle colline si può sentire il gracidare delle rane. Numerose nell'acqua stagnante, vasche, beveratoi, stagni, pozze di rigagnolo, cave abbandonate, mescolato al frinire dei grilli. Sul sentiero per Vozze, una frazione di Noli, c'è un casale adibito a cascina. Un tempo era una grande casa signorile, poi decaduta, dove una grande vasca, già fontana popolata di pesci rossi e adorna di ninfee, e adesso un contenitore di acqua stagnante, nido di girini e ranocchi, dove ancora galleggiano sui bordi putrescenti foglie e corolle macilente. Vista dall'alto conserva dignità e bellezza, grazie alla struttura e al diadema di rododendri bianchi e rosa che la circondano alla base come damigelle di principessa. Una mattina, a metà giugno, la padrona di casa uscì in cortile per controllare se le galline avessero deposto uova durante la notte e si avviò verso il pollaio costruito vicino all'antica fontana delle ninfee. La contadina soffriva di cataratta, perciò non capì subito che cosa fosse un fagotto abbandonato a terra, adagiato contro il vascone. Sembrava un sacco floscio, color marrone, cosparso di oggetti verdastri, simile a mere acerbe. Dapprima pensò che il cane, un vecchio meticcio di grossa taglia, stremato a digiuno già da qualche giorno, fosse morto lì durante la notte. Era tale infatti l'aspetto di quel misterioso fagotto da far pensare alla morte. Quando però fu più vicina, si accorse che l'oggetto non era affatto un sacco, né un cane morto, ma un ragazzo, steso a terra con le braccia tese, il torace squartato e coperto di sangue e interiore. Poi non dico altro perché sennò meglio lasciar perdere. Direi che è la prima parte, la parte cruenta, la parte che proprio introduce il chi. Cioè. Il chi, sì, perché si chiama killer delle rane? Perché copre il corpo di rane morte. Ecco, sono le rane che... Leggiamo ancora un pezzo, poi passiamo all'altro perché ne abbiamo ancora. Sì. Sì. Che cos'è? Vedi tu. Sei tu la scrittrice. Era gli ultimi anni? Questo della cella Rino Venturini, intanto Rino Venturini chi è? Rino Venturini è il sospetto, il ragazzo che ha dei problemi psichici. Intanto stava trascorrendo la sua prima notte in una cella di una casa circondale di Genova, Marassi. Era una cella singola, stretta come la stanzetta della cascina Repetto. Scusa, volevo leggere qui la descrizione delle capre, sì, perché lui era un pastore, quindi amava molto le capre. Sì, sì. In questo libro, che è cruento, sembra, ma non è tutto cruento, ci sono delle bellissime descrizioni di paesaggi e anche descrizioni di sentimenti. E quindi non ha solo la crudezza, sì, sì. È anche molto. C'erano stati tempi in cui aveva lasciato in pace anche le rane, perché i ricordi, quando arrivano, non gli facevano più così male. I musi bislunghi e ottusi delle capre, i loro occhi ellisse con la pupilla orizzontale come un pezzo di fettuccia,
che sembra non fissare nulla, riuscivano a placare la sua ansia. Il loro lento ruminare continuo, il loro cercare sempre ciuffi d'erba, radici, fiori, spostandosi lente intorno a lui, circondandole protettive, silenziose, lo chetavano, lo aiutavano ad affidarsi senza affanno allo scorrere della vita insensibile alla natura. Il silenzio e la solitudine, che prima risuonavano di rumori minacciosi, ormai gli erano amici, al punto che nemmeno il frinire monotono dei grilli o addirittura il gracidio delle rane lo turbavano più. Queste sono tutte descrizioni anche più dolci. Mm-hmm. Naturalmente non vi sveleremo chi è. No, è assolutamente il killer delle rane. Però è un libro che io di solito consiglio molto, perché sì, lo trovo molto, cioè è appassionante questo, proprio appassionante. Passiamo al terzo ed ultimo della serie, il gioco della pazienza. Vediamo il trailer. Ecco, questo si svolge a Torino, in condominio abbastanza lussuoso di Lungo Po Antonelli. La vittima è un proprietario di una catena di agenzie immobiliari piuttosto benestante, che ha tre figli e una fidanzata giovane dell'età di sua figlia. La figlia è sposata con un greco che il padre è andato a stanare nell'isola di Creta perché la figlia era incinta dopo una vacanza. Il figlio era andato in Messico per intraprendere un'attività, diciamo, aprire un chiosco di bibite in Messico, e a causa di uno screzio con dei boss della droga, ha dovuto rientrare in Italia di corsa perché il suo bar è stato incendiato. Quindi la situazione è questa. La sera il libro incomincia durante la festa del 60° compleanno di Massimo Bandini, e nella sua casa, appunto con un terrazzo che dà sul Po, ci sono i suoi tre figli con i relativi compagni e una coppia di amici di infanzia, sì, di giovinezza, perché lei è la sua prima fidanzata
e lui un suo compagno del liceo, che poi è diventato professore di matematica, e alla fine, quando Massimo Bandini ha lasciato la donna, lui l'ha sposata. Quindi c'è questa coppia che comunque in cui lui è ancora geloso del Bandini, perché la moglie continua ad avere, insomma, qualche scaramuccia col vecchio fidanzato. E i figli poi anche loro sono un po' in disaccordo, contrari al padre, perché ha lasciato la madre che aveva fondato l'agenzia con lui per mettersi con questa giovane Lucrezia, che è appunto l'età della figlia. Quindi la cena è piuttosto anche lì piena di contrasti, soprattutto nei confronti di Lucrezia, che i figli detestano. Poi c'è invece la moglie del vecchio amico, che è anoressica, non mangia perché vuole conservare a tutti i costi la linea. E insomma c'è già un clima poco piacevole. Lucrezia dopo la cena litiga con lui perché non l'ha difesa, non ha preso le sue difese con i figli, ha lasciato che la prendessero in giro, che la maltrattassero, quindi si prendono male parole. Lui, Bandini, prende per il collo la ragazza, poi quando si accorge di stare esagerando la lascia, e lei lo colpisce con una statuetta e glielo ferisce alla tempia. Quindi c'è già, poi però i due si separano perché dormono separati. Lui odia l'aria condizionata. L'unica pecca di questo imprenditore moderno e ricco è che odia l'aria condizionata e è convinto che faccia male, per cui la fidanzata dorme nello studio adiacente con un refrigeratore, un pinguino, lo diciamo, per non morire dal caldo, perché siamo appunto in estate, settembre, ma fa ancora molto caldo. E la mattina seguente, quando la fidanzata va in camera per vedere come sta il Bandini, lo trova morto, soffocato da un cuscino. E quindi, com'è la cosa? Uno, siccome la porta non è stata forzata, siccome non ci sono balconi vicini o finestre dai quali qualcuno abbia potuto passare, qualcuno presente nell'alloggio durante la notte, per forza di cose deve essere l'assassino. Anche qui Peirani incomincia a indagare e incomincia a chiedersi chi può essere, chi può non essere. Può essere il marito, il professore di matematica, che è geloso del Bandini perché sua moglie ha ancora degli intrallazzi con lui. Può essere la figlia, che è un po' anche lei un po' fuori di testa, perché ha degli sbalzi d'umore, come si chiamano quelli che hanno, un po' sono euforici, un po' sono bipolari. Ecco. Sì, sì. E quindi anche la figlia poi a un certo punto addirittura si autoaccusa, no, di questo omicidio, per cui Tartamella, tutto contento, dice: oh, bene, allora siamo a posto. Ma Peirani, come al solito, ha dei dubbi, perché dice: ma come ha fatto la figlia a entrare? Lui è stato cloroformizzato prima di essere soffocato. Come mai non c'è cloroformio in casa? Non se n'è trovata traccia? Insomma, incomincia a indagare più a fondo. E anche qui avvengono altri delitti, viene accusato il professore, perché poi alla fine una delle vittime è anche sua moglie, viene accusato il professore, però Peirani continua, ostinato, a non volersi arrendere,
a voler comunque ancora continuare a indagare. E infatti la fine sarà completamente a sorpresa. E nessuno ha mai indovinato chi è veramente l'assassino, perché c'è una gabula che viene dopo, viene scoperta proprio alla fine e nessuno se l'aspetta. E anche qua vengono descritti tutti bene i personaggi, sia quelli presenti, sia la moglie del Bandini, che non è appunto presente perché presente. È stata estromessa dall'alloggio dalla di proprietà e mandata in un altro alloggio di proprietà del Bandini. E quella notte è con la nipote, con la nipotina, con la figlia della ragazza che poi si suicida. E qua c'è proprio un mistero, questo è molto enigmatico, è un libro molto enigmatico. Sì, per quello ci sono due volte l'immagine del rebus, perché è veramente un rebus. Non si riesce a capire come abbia fatto questo assassino, se non è uno della casa, a entrare. Entrare e a commettere. E a commettere il delitto. Vogliamo leggere qualcosa? Pensavo che prima di passare a questi che sono completamente diversi, se c'è qualcuno che deve chiedere qualcosa. Sì, se avete delle domande e delle curiosità, mi aiutereste anche a dire qualcosa in più. Ma dove? Cosa posso leggere? Cosa ti piaceva? Hai messo qua, non so. Era ancora chiaro quell'ora della sera. E gli invitati, in attesa che la cena fosse servita, bevevano aperitivi, sgranocchiavano patatine e altri snack. Di tanto in tanto, facendo però questo marchingegno che è fantastico, qualcuno del gruppo faceva scorrere la zanzariera e usciva sul terrazzo per ammirare meglio il panorama o fumare una sigaretta. La prima fu Ines, che si era dovuta rassegnare alle sigarette elettroniche, perché quelle normali erano fuori moda e deprecate da tutti, così come le pellicce, seppur le piacessero tanto. Quell'insulso svapare non era neanche lontanamente paragonabile ad una buona, autentica sigaretta di tabacco, ma costituiva in compenso un oggetto alla moda, moderno e molto chic. La magrezza e l'eleganza erano imperativi assoluti per la bella donna ultra cinquantenne, che da giovane era stata la prima fidanzata di Massimo, per diventare poi la moglie del suo miglior amico. Massimo la raggiunse sul terrazzo poco dopo e le cinse la vita. L'aria era calda, stagnante e sapeva di fiume. Ines si sentì a un tratto caldata, non tanto per la temperatura, quanto per la mano che le stava accarezzando l'anca ossuta, aguzza, sotto il vestito leggero. «Sei come sempre la più sexy», le sussurrò lui accostando la sua pancia a quella della donna. Ines indossava un tubino aderente argentato, senza spalline, abbastanza scollato da mettere in mostra i tendini del collo e le profonde clavicole. Alla penuria di seno rimediava un voluminoso reggiseno imbottito, senza spalline anch'esse, che spuntava dalla scollatura. La poca lunghezza di quell'abitino, inoltre, metteva in mostra le ginocchia e i polpacci scarni. Basta così? Sì, sì. Sì, i personaggi sono descritti abbastanza dettagliatamente. Ci sono soprattutto i due partner dei figli, il greco, che è il marito della moglie, che è bellissimo, e la moglie, la ragazza messicana del figlio, bellissima anche lei, che ovviamente poi faranno coppia a sé. E ci sono dei vari intrighi amorosi, sì, amorosi, e Lucrezia verrà abbandonata e quindi si troverà poi a dover fronteggiare una vita senza
senza il ricco Massimo Bandini. Però il vero enigma è poi per scoprire chi è l'assassino, ecco. E io mi sfiderei, perché lì è veramente difficile scoprirlo. E adesso, una primizia, vi dico, sta per uscire prima di Natale un altro libro, un altro della serie Peirani, col titolo provvisorio Tigre in fuga. È un libro che parla di tigri e quindi ancora più strano, ancora più... Non lo sapevo, è una primizia. È una primizia assoluta, perché ho parlato ieri sera con l'editrice e mi ha detto che le piace e che lo pubblicherà prima di Natale. Quindi prima di Natale ci sarà il quarto Peirani che riguarda la tigre. Per il momento sono tre. Ecco. C'è qualcosa che volete sapere? Qualcosa che vi piace? Non so. A voi piacciono i gialli? A chi piacciono i gialli? Sì? Ah, agli altri no. Allora forse vi piaceranno di più quelli di cui parleremo adesso, perché ho voluto tenerli per ultimi proprio perché è il genere che adesso mi intriga di più. Ho abbandonato un po' il giallo per passare, non dico il fantascientifico, però ad argomenti che sono più... come dire, da discutere, perché i tempi che corrono sono molto pericolosi, secondo me. Sono veramente a rischio. Noi forse non ce ne rendiamo conto, ma andiamo incontro a fatti abbastanza incresciosi se le cose non si rimettono un po' in quadro. E quindi ho scritto un paio di libri, soprattutto il secondo, ma anche questo, che parlano di come il mondo potrebbe sistemarsi oppure andare in malora a seconda di come, di che strada si prende. E quindi vi faccio vedere intanto le prime immagini di questo psicovirus che ho scritto in seguito al Covid, però non riguardo il Covid. Mi sono chiesta come potrebbe essere un virus che porta del bene, che fa del bene all'umanità invece del male. E così ragionandoci mi è venuta in mente questa storia che poi si è sviluppata nella mia fantasia e ha preso questa forma. È stata pubblicata in primis da una casa editrice inglese, infatti dovrebbe uscire anche la versione in inglese che è già tradotta. Il titolo Psicovirus è stato inventato da loro perché il mio era Contagio, infatti la versione inglese si intitolerà proprio Contagion. Adesso vi faccio vedere il trailer. Forse questo è più di attualità dei gialli, perché in effetti... Sì, anche i gialli. Ma visto che qui la maggioranza non li ama... Ma no, non è vero. No, non no? Hanno alzato la mano, ma... Non facciamo come a scuola che alziamo la mano. Ah, è vero. Sì. Fate anche delle domande, però, che mi fa piacere parlare... A chi mi chiede qualcosa. Thank you.
Sì, questo è un libro che si potrebbe definire di fantascienza perché parla di una situazione irreale, però non è proprio fantascienza perché non ci sono gli alieni, non ci sono altri mondi, non ci sono creature extraterrene, ma una situazione che si viene a creare in seguito a un virus che poi chiameranno psicovirus, perché il problema è che i pensieri di una persona si scambiano con i pensieri del suo interlocutore. Quindi praticamente chi parla legge nella mente dell'altro, quindi non riesce più a esprimere le proprie parole, ma legge quelle dell'altro, per cui perde la possibilità di esprimersi. A questo punto incominciano, siccome è molto contagiosa questa malattia, in breve tempo diventa una pandemia e quindi il mondo prende un aspetto tragico, perché non si riesce più, sia nei rapporti privati che nei rapporti di lavoro, a meno che non siano telefonici oppure via computer, non si riesce più a interagire perché c'è questo continuo conflitto di pensiero tra uno e l'altro. Allora i pezzi grossi della scienza si riuniscono sia in Italia che, siccome la paziente zero si chiama Bianca Bonetto ed è torinese, la paziente zero è quella che poi attacca, diciamo, la malattia a tutti gli altri, no? E quindi viene presa per degli esami medici, no? Che sono la cosa più importante per scoprire da dove viene questo virus e come si può curarlo. Prima viene esaminata a Torino, le vengono fatti a fondo tutti gli esami possibili e immaginabili, però è sana come un pesce, non si trova niente. Allora cosa succede? Viene mandata negli Stati Uniti, dove ci sono i capoccioni proprio della scienza, noi i maghi della scienza, ci sono le apparecchiature più aggiornate e anche lì viene esaminata a fondo, niente da fare. A un certo punto viene in mente che può essere qualcosa che riguarda i raggi, le radiazioni, perché essendo sano completamente tutto il corpo può essere qualcosa che proviene dal cervello, dei raggi che provengono dal cervello. Allora si inizia a studiare con le cavie, prima con le scimmie, ma con le scimmie non si ottiene niente. Le scimmie vengono impaludate con i vari, come si dice, le tute, no? Spaziali, per vedere se non reagiscono a questo virus, se possono comunicare, ma niente, le scimmie se ne fregano completamente del casco. Poi, allora, siccome le scimmie non servono, vengono usati i prigionieri di Guantanamo, quelli che restano, che sono, diciamo, delle persone spendibili. Questi prigionieri di Guantanamo, anche loro, per gradi, vengono esaminati, vengono messi a contatto con la paziente zero, con la Bianca, fino a quando si scopre che con un casco sufficientemente pesante di una materia antiraggi, cioè che respinge i raggi, le radiazioni, finalmente possono fare fronte a questo virus, possono ricominciare a interagire. Allora cosa succede? Succede che tutto il mondo si arma di caschi. Come fare per trovare questa shungite? È una pietra che si trova solo in Russia, quindi la Russia non tiene le mani su tutta la produzione, non vuole mandarla in giro. Allora si pensa, bisogna costruire la shungite artificiale, come si fanno le pietre, le perle artificiali, le pietre artificiali si può fare una shungite artificiale. La fanno, però non funziona col peso, diciamo, di quella naturale, ma col peso doppio. Quindi viene fuori un casco pesantissimo da portare in testa. Allora cosa succede? Che la gente normale indossa il casco, ma
i deboli, gli anziani, i malati, quelli che hanno dei problemi di salute non possono indossarlo. Allora vengono chiusi in case, diciamo, particolari, di, non dico di detenzione, ma comunque di dove vengono raccolti tutti quanti. E il posto a Torino dove si raccoglie tutta questa gente malata o anziana è i poveri vecchi. E lì viene mandata anche la madre di Bianca Bonetto, che è la paziente zero. Quando lei viene a sapere che c'è questa, la madre è rinchiusa ai poveri vecchi, si precipita a Torino perché vuole riportarla in casa, riportarla via così. Però gli viene proibito. Nel frattempo la signora Maddalena, mi pare che si chiami, cosa fa? Si ribella a questa imposizione di non poter andare a stare con la figlia e raduna un gruppo di persone lì ai poveri vecchi che fanno come una specie di setta e si radunano alla sera nei sotterranei dove hanno scoperto che c'è una specie di sala di quando i poveri vecchi erano ancora utilizzati per i vecchi poveri vecchi. E lì scoprono che tutto sommato possono interagire, perché tra di loro c'è una, come dire, un'empatia, si crea un'empatia, perché tutti loro condividono lo stesso problema e ricordano gli stessi ricordi, hanno più o meno gli stessi problemi e vedono che continuando a stare insieme e continuando a interagire possono esprimere il proprio pensiero che vedere quello dell'altro. C'è questo scambio benefico e sembra che la cura sia quella, però nessuno ci vuole credere, quindi ci sarà poi un percorso per far avanzare questa cura. Qualcuno ci crederà, ma tutto un blocco dall'altra parte del mondo non ci crederà, perché a sua volta ha inventato una cura sua, che è una sorta di intelligenza artificiale, per cui inserisce delle clip nel cervello, come in effetti vogliono farlo, scoperto, e comandano questi robot come fossero un po', queste persone come fossero dei robot, un po' come si vuole fare con l'intelligenza artificiale. E quindi alla fine ci sarà questo scontro, intelligenza artificiale, empatia, il bene e il male, lo scontro finale, e si vedrà poi come andrà a finire, insomma. Il libro tratta questo. Alla fine c'è anche una fuga, cioè più che altro una intrusione di Bianca Bonetto, della sua amica, nella parte, diciamo, nera, nella parte dell'intelligenza artificiale, per cercare di introdurre la cura anche lì, però ci saranno dei grossi problemi e quindi, insomma, vi lascio lì perché lo dovete leggere. Non si può certo dire tutto, però hai già detto. È molto avventurosa la seconda parte, lo dico già, è molto. Così. Perché si va a casa del nemico, ecco, a scoprire un po' che cosa combina. Vuoi leggere un pezzettino? Leggiamo i pezzettini, tu quale? Ma io leggerei proprio la prima parte, è quella della grotta. La grotta. La grotta si trovava in cima a una salita, come... Un coltetto. Ecco, questa cosa magica, la lampada magica. La grotta si trovava in cima a una salita, come quasi sempre avveniva, e l'ingresso era piuttosto stretto. Bisognava procedere in colonnati, facendo attenzione di dove si posavano i piedi. L'interno non presentava attrattive, né statue, né colonne, e nemmeno rocce modellate a sedili, soltanto pietre sconnesse,
una volta popolati di pipistrelli semi addormentati e un pavimento cosparso di guano che permeava tutto l'ambiente di una tremendo fetore. Giunti al centro della grotta, ancora non del tutto sommersa dal guano, si intravedeva la pietra circolare dove il santo meditava. La guida raccomandò ai turisti europei: ora tacete e concentratevi. Ispirate profondamente per assorbire le vibrazioni del santo. Mentre i più coraggiosi di loro obbedivano riempiendosi le narici e i polmoni di esaltazioni metifiche, un grido interruppe il raccolto silenzio e provocò una fuga disordinata di chirotteri che, disturbati dal sonno, si sparpagliarono in tutta la grotta buttandosi alla cieca addosso agli intrusi inorriditi. «Calma, calma, signori!» gli esortava intanto la guida preoccupata. «Che è successo? State tutti bene?» «Non è niente!» rispose una voce femminile un po' scossa. «Sono soltanto scivolata e mi sono sbucciata una mano!» La signora Bianca Bonetto di Torino, partecipante al tour con il suo compagno Alfonso Torrisi, era scivolata su una pietra coperta di guano fresco e per non cadere aveva appoggiato con violenza il palmo su una roccia appuntita, anch'essa coperta di guano, provocandosi un taglio piuttosto profondo. «Andiamo a medicare», decise la guida osservando la ferita. «Meglio fare subito. Mi dispiace interrompere meditazione». «Mi dispiace», si associò la signora contrita, ma i compagni di viaggio non parvero troppo dispiaciuti di abbandonare il sito, senz'altro pregno di spiritualità, ma anche di aria fetida. Tornati al campo, il ragazzo di Lisa pulì e disinfettò la ferita della signora Bonetti, gli applicò una pomata cicatrizzante, un ampio cerotto e fece preparare una tazza di tè da uno degli inservienti. Poi, di comune accordo, ripresero il viaggio. E da lì nasce il tutto. Poi volevo leggere... Ah, sì, qui. Il televisore era silenzioso, al suo posto, sul ripiano del mobile, davanti al divano. E il telecomando era appoggiato lì vicino. Lo accese e l'appartamento si riempì improvvisamente di suoni. Una folla di manifestanti senza casco stavano invadendo via Roma e alcuni di loro colpivano le vetrine con sbarre e mazzi di baseball, mentre un numero molto inferiore di poliziotti con il casco stava cercando di fermarli. Si sentivano urla e urlati di sirene in distanza e si notavano qua e là un passante guardare incuriosito e poi scappare. La scena fu sostituita dallo speaker in giacca e cravatta che spiegava: la dimostrazione pacifica che doveva svolgersi oggi in centro per protestare contro l'uso generalizzato dei caschi è degenerata a causa di alcuni elementi facinorosi, probabilmente infiltrati da ambienti ostili al governo, provocando danni ingenti ai negozi di Verona, alle auto parcheggiate nei dintorni. I dimostranti dilagavano ovunque gridando: non vogliamo i caschi, è dittatura, dittatura, e ribellandosi alle forze dell'ordine. Basta. Passiamo all'ultimo perché vedo che sono già le 5:20 e quindi voglio lasciare un po' di spazio agli eventuali commenti. Thank you.
Si chiama Il mondo che verrà ed è stata una sorpresa anche per me, perché l'ho scritto per un concorso che indiceva Amazon per romanzi autopubblicati. L'ho mandato ad Amazon come ebook, poi ho scoperto tramite un'amica che era stato pubblicato anche come cartaceo, quindi si vede che è piaciuto a Amazon. E anche questo è sull'onda, diciamo, di psicovirus, però è un tema che rimugino da molti anni, però ultimamente è diventato molto più pressante, perché purtroppo le condizioni, diciamo, del mondo in generale non sono ottime. Soprattutto nel Medio Oriente ci sono grosse difficoltà che potrebbero purtroppo estendersi anche da altre parti, e dipende anche molto da chi ci sarà negli Stati Uniti e compagnia bella. Per cui ho pensato di scrivere un libro di tipo, non dico catastrofico, ma diciamo ecologico. E questo signore, mi dispiace che vada via perché era molto interessato. Ah, telefono. Si è dimostrato molto interessato. E appunto, i piani alti, diciamo, tra virgolette. Non voglio dire chi, perché per me Dio questo, Dio quello, è la stessa cosa. C'è un Dio e basta. E i piani alti mandano un angelo, un arcangelo anzi, per aiutare il mondo a non finire. Perché se no, entro 200 anni è condannato a finire. E quindi questo arcangelo viene sulla terra, si materializza nei panni di una donna giovane, ma già adulta, che ha il compito di portare questo messaggio. Inizialmente lei crede che sia una cosa molto semplice. Dice: basta che io vada da una persona di prestigio, molto credibile, e siccome è un messaggio portato dai piani alti, devono ascoltarlo, devono seguirlo. Lei è stata istruita da un maestro, che non è specificato comunque, un maestro dei piani alti che le spiega com'è il mondo, come funziona, che cosa deve fare. E più o meno le indica le cose come stanno, ecco. Però non ne ha esperienza diretta, viene giù e si trova in mezzo al caos di Roma. Perché di Roma? Perché vuole parlare col Papa. Il Papa, secondo lei, è la figura, diciamo, religiosa più credibile, no? Quindi un messaggio del Papa porta un peso, deve essere ascoltato da molti, no? Però non ha tenuto conto, non conosce quali sono le difficoltà che incontrerà sulla terra. Come fa a incontrare il Papa? Non glielo lasciano nemmeno avvicinare. Lei usa il suo potere, perché lei ha un potere, diciamo, di arcangelo, quindi può fare dei miracoli. Si materializza alla presenza del Papa per dargli questo messaggio, ma le guardie la portano via, perché chi è questa qua? Un'immigrata clandestina, è una che boh, da dove arriva, chi è, chi non è, non ha documenti, non ha niente. Insomma, va a finire in prigione. In prigione viene abusata. Una guardia carceraria tenta di abusarla e lei cosa fa? Lo respinge in malo modo, però in malo modo per lei significa quasi, quasi ammazzarlo. Allora cosa deve fare? Siccome questo qua per fortuna non muore, però è gravemente ferito, deve uscire di prigione con un altro atto di miracoloso.
Fuori è una fuggitiva perché la ricercano perché è fuggita di prigione, perché ha ferito questa guardia, e quindi si trova fuggitiva, senza borsa, senza documenti, senza niente. Per fortuna trova un giornalista che si chiama Salvatore Di Mondo. Lei si chiama Gabriella Donadio perché è un dono di Dio. Lui si chiama Salvatore Di Mondo perché aiuta a salvare il mondo, e quindi la soccorre, la fa provare, cioè tanto le trova un avvocato perché ha bisogno appunto di uscire, cioè di uscire, di non essere più ricercata, e riesce, diciamo, a farla ritirare il passaporto, però non arrestarla, se non altro. E poi incomincia a trovare dei modi per potersi far ascoltare. Fai l'influencer, le dice il giornalista. Dai il messaggio, prima da un messaggio per televisione, però naturalmente per televisione non viene creduta da nessuno, e anzi lui viene licenziato dal suo capo perché dice: ma che figura mi fai fare a dare un messaggio a una matta che dice il mondo deve finire. Allora prova a fare influencer, niente da fare, neanche lì non la seguono perché l'argomento non è abbastanza di interesse o pruriginoso. Allora prova a scrivere un libro, niente, anche lì il libro non decolla in nessun modo perché non è un nome famoso, non è un argomento interessante. Allora dice: ma io cosa devo fare? Devo fare dei miracoli, devo fare qualcosa, altrimenti se dico il messaggio solo così nessuno lo ascolta. E allora comincia a fare una serie di miracoli, uno più disastroso dell'altro, perché tutti quanti fanno una brutta fine, al contrario di quello che lei si augurava. Prima trasforma in carburante pulito l'acqua che c'era di Rosmol. Cosa succede? Succede che quando si accorgono che quello è un carburante pulito e gratuito, si formano code inesauribili di macchine e di furgoni prima. Poi incominciano i politici a litigare perché è di Torino, no? È della provincia, no? È dell'Italia, no? È anche della Francia, perché nella diga di Rosmol va anche acqua francese, e così via, finché lei deve riportare tutto lo status quo. Così via, tutte le cose che lei cerca di fare si trasformano in disastri. Alla fine cerca di fare la cosa più, diciamo, più terrena possibile, no? E quindi cerca di inventare una macchina che produca energia nucleare positiva, non quella, come si chiama quella positiva? La fusione, anziché la fissione, la fusione nucleare. Arriva a creare questa macchina, però anche lì non vi dico che cosa succede. Il libro riguarda questo. Ci sono tutte le avventure della povera Gabriella.